Io sono Agu Chiaffredo, sempre fatto questi lavori qua, già i miei nonni, poi mio padre, sempre fatto formaggi e allevamento. Alpeggiato il Selleries Roure dal 1965, nel 2000 acquistiamo l'alpeggio e nel 2006 ci esce questa opportunità qua e affittiamo questa cascina. Qui trasformiamo molto, facciamo il negozio, il laboratorio tutto nuovo e cominciamo a produrre e facciamo tutti questi tipi di formaggi che ci sono qua sopra a latte crudo. Facciamo parte del consorzio del Plein Scientif. Da un mese abbiamo cominciato un nuovo prodotto, il formaggio del Daü. Siamo solo in 5 produttori a farlo, comunque funziona molto bene, ha risposto molto bene ai clienti. Poi siamo composti da 4 persone, io, mia moglie Erchier Paola, Laura e Marco, i miei figli. Paola si occupa più della trasformazione, io e Marco nelle stalle in più diamo una mano al resto e Laura alla vendita nei mercati e negozio. Abbiamo circa 90 capi, 85 in lattazione. Quasi tutti di razza Abondance, razza francese da latte. E noi trasformiamo tutto il latte che mangiamo, circa 10, 11, 12 quintali al giorno. Il latte della sera viene refrigerato nel laboratorio, lo aggiungiamo alla mungitura del mattino e cominciamo la lavorazione. Allora, prima cosa, una piccola parte viene pastorizzato, venduto in bottiglie. Poi si passa alla cagliata, facciamo i tomini freschi che possono essere questi. C'è da diverse misure. Poi allora si passa alla toma vera e propria. Lì la dividiamo in diverse parti. Una facciamo la toma questa qua. Un'altra parte facciamo le tomette con le erbe dentro, i gusti, può essere serpillo, rosmarino e via dicendo. E certi giorni invece facciamo le tome arborinate, che sono queste qua, sembrano un po' la gorgonzola. In più facciamo lo yogurt, 2 volte a settimana, saranno almeno una 40 di gusti. Per ultima cosa il siero, che facciamo la ricotta, che è questa qui. La facciamo in 2 versioni, si può dire. Questo, che è il Seyras di una volta, nel sacchetto. Come tutti gli anni, dal giorno di salita in alpeggio, cominciamo la produzione di Plein Scientif, il famoso formaggio delle viole. È chiamato così perché gli animali si alimentano con l'erba in cui ci sono le viole dentro e ha un sapore particolare. È circa da 20 anni che lo produciamo, è molto richiesto. La vendita che facciamo, la affettiamo una parte qua nel nostro negozio in azienda e una parte con i mercati in giro, 4 mercati settimanali, tutti qua nella zona, vicinissimi. In più abbiamo l'alpeggio, che c'è anche il negozio lassù. Nel periodo che siamo su vendiamo anche la sua posta. Il mercoledì pomeriggio a Perosa, giovedì a Dubione mattino, venerdì mattino a San Germano e domenica mattino a Perosa. Papà, mi raccomando, non ti dimenticare di questa novità, che è un grande orgoglio per l'azienda, perché ci hanno dato il premio per l'eccellenza italiana del 2021. Fa piacere a noi ottenere questo, vuol dire che i clienti sono soddisfatti delle nostre cose. Vi invito a venire a vedere che bellissimo posto che è e magari assaggiate anche i nostri prodotti.